Non so perché, ma io so già le domande che volete farmi. Ne anticipo tre. Per un volante di questo diametro va bene la base Direct Drive Alpha Mini? I tasti sono tutti facilmente raggiungibili? Si perde force feedback rispetto al volante formula? Un saluto da Mappo, amici miei. Oggi quindi si parla di volanti, in particolar modo di C-Magic GT Pro. Perché ho fatto questo segnetto con le mani? Perché questo è il mio volante tondo. Sì, ok, non è proprio rotondo, in realtà il mio è una forma D particolare perché è una versione appunto alternativa a quello rotondo, però siamo lì ragazzi, di certo non è un volante formula. Partiamo subito con un'idea che mi sono fatto ormai da tantissimo tempo per quanto riguarda i simulatori di guida, per quanto riguarda il sim racing in generale. Io sostengo che il pedale della frizione e il buon cambio ad H non siano più periferiche facoltative per essere completi, per avere una postazione simulativa completa. E riuscire a guidare la maggior parte delle auto, anzi tutte le auto, in corrispondenza realistica con quello che il gioco offre, quindi se c'è un cambio d'H, un cambio, se c'è una frizione, ma soprattutto anche per quanto riguarda i volanti, se c'è un volante rotondo, usiamo un volante rotondo. E quindi rieccolo qua, C-Magic GT Pro. Ragazzi, volante tondo AD. Cosa cambia? Che qua c'è un taglio raddrizzato, quindi non è esattamente circolare, anzi la versione esattamente circolare si chiama GT Pro R, però ormai ci sono anche molte auto di serie che quelle stradali normali che hanno il volante sagomato in questo modo. È un volante molto completo per essere un volante tondo, non ricorda un'auto stradale, in realtà ricorda un'auto da corsa perché abbiamo, ok, l'impostazione bella comoda, mani sempre al 9 un quarto, questo l'ho imparato col tempo. Ma abbiamo anche tutti i tipi di input più anche un contagiri, vedete qua quando è in azione. Come tutti gli encoder per impostare il traction ABS. Dietro ci sono le palette ovviamente magnetiche. Queste sono funzionalità basilari ormai per tutti i volanti, ma in un volante tondo avere una completezza di questo tipo non è cosa poi tanto usuale. Dietro chiaramente il suo bel quick release C-Magic incorporato, non si può smontare questo, quindi è a parte di lui. La mia versione ha anche le frizioni, quindi qui come palette inferiori abbiamo quello che servirebbe in realtà per le partenze con la frizione dal volante, ad esempio Formula 1, però io sinceramente le Formula 1 non le guido con questo. Parlando di materiali, è rivestito in similpelle, quindi come la maggior parte delle auto stradali che noi abbiamo. L'alloggiamento pulsantiera fatto in alluminio. E il frontalino della punsantiera è fatto invece in fibra di carbonio. Sui materiali la qualità sia visiva che tattile, cioè non c'è dubbio, ragazzi. Ora lo riattacco un attimo perché parliamo di una cosa che interessa sempre a tutti, le dimensioni. Quick release si accende da solo, bravo ragazzo. Io avevo un grosso dubbio quando ho chiesto, anzi quando ho scelto tra i vari volanti tondi di C-Magic, il dubbio che fosse troppo grande, un diametro troppo grosso sopra i 30 cm. Cioè sono abituato a volanti da 28, 29, è un po' diversa la storia. Pensavo che magari potesse anche soffrire la mia base Direct Drive, ma in realtà non è proprio così. Tornando alle dimensioni però prima, vi faccio vedere come si impugna, quindi perfetto, le palette le abbiamo qua, ma comunque sono anche regolabili come distanza. Vi faccio vedere come arrivo ai pulsanti, quindi encoder superiori, pulsanti superiori. Qua devo staccare la mano per questi, chiaro. E qui sotto quelli un po' più discussi, ovvero ABS. Guardate anche il movimento che faccio per andare a innestarli. Abbasso la mano, mentre tengo lo sterzo, ruoto ABS. Stessa cosa per il traction. È chiaro che se il volante è in questa maniera mentre drifto è anche un po' difficile regolarlo, però questo anche per i volanti formula. Ora, senza fidarci per forza di quello che c'è scritto sul sito dalle misure dichiarate, andiamo col buon metro. Lo misuro dalla parte rotonda, quindi non considero il taglio, e siamo sui 32 centimetri. Effettivamente corrisponde a quello del sito. Invece dalla parte tagliata siamo a 29 scarsi, qualche millimetro in meno. Infatti sia a vista che anche a tatto, che poi nell'utilizzo reale, a me non sembra così grande. E comunque se andate a guidare la vostra auto reale, cioè
è un timone rispetto a questo, quindi va benissimo. E ritornando a una delle domande iniziali, voglio rispondervi subito. La base Alpha Mini DC Magic, ovvero la mia, quella da 1500 metri, la prima versione, la prima, quella più debole. Debole è una parola grossa, però. Avevo il dubbio non facesse funzionare bene, cioè facesse soffrire un po' l'utilizzo come force feedback, che magari si dovesse alzarlo tanto. Utilizzando valori più alti andava spesso in clipping. In realtà sono stato smentito felicemente, perché non c'è questo problema. Allora, sulla carta, ma anche nella realtà, questo volante funziona al meglio dalla base Alpha in su, quindi Alpha e Alpha U. Però ragazzi, io non sento difetti con Alpha Mini, cioè... Per assurdo, e anche questa cosa non me l'aspettavo, io ho dovuto abbassare un 10-15% le forze su tantissime auto e non mi sono ancora dato una risposta. Probabilmente il peso, probabilmente la misura di dove l'impugnatura doveva mettere le mani, il principio della leva, che se prendi una cosa più grande gestisci meglio le forze. C'è qualcosa che comunque mi ha fatto abbassare le forze, che questo è un bene, vuol dire che la base ce la fa. Io vi posso dire tranquillamente che anche Alpha Mini si sposa benissimo con GT Pro. E tra l'altro anche sul sito è dichiarato proprio esplicitamente compatibile con Mini, Alpha e Alpha U. Poco Fabio ha detto riguardo al peso, andiamo a misurarlo col bilancino da pusher. Vediamo un po'. 2,1 kg. Considerate che già il quick release ha un suo peso, se non sbaglio si avvicina al chilo. I materiali sono molto leggeri, ragazzi, e forse è proprio per questo che anche una base da 10 Nm non ne risente. Ora, se vi chiedeste quale dei miei tre volanti C-Magic fosse il mio preferito, passato questo tempo devo dire che sicuramente GT Pro è il volante che utilizzo più di tutti. Vuoi anche perché io guido molto le autostradali con cambio ad H, mi piacciono i rally, però non lo utilizzo in maniera forzata. Per me è diventato fondamentale essere coerente, cioè se guido un'autostradale col cambio ad H non l'andrò a guidare mai con le palette, come nei rally. Se ho il cambio sequenziale, sposto sta leva e via, cambio sequenziale con un volante rotondo. Come nelle GT, uso il volante GT o Formula 1, quello Formula. E fidatevi che quando rispettate la corrispondenza col gioco è tutto più figo. Certo, tutto questo ha un costo, perché avere ogni periferica per ogni macchina è chiaramente una spesa, ma se avete la possibilità di rispettare quello che è l'auto nel gioco, fatelo. Andiamo a rivedere quelli che sono tutti i pulsanti da vicino. Questi sono i pulsanti semplici, ne abbiamo 4 sopra e 4 sotto, sentite il click. Notevole. Qui ci sono gli encoder, anche qui 2 in alto, 2 in basso, questi sarebbero già destinati al traction control e all'ABS. Altri encoder o rotary qua in mezzo, io non è che so bene adesso dirvi la differenza, comunque li avete qui. Ad esempio io questo lo uso per il turbo regolabile, se non sbaglio questo è il bias, o forse anche qua in alto. Comunque è chiaro che se ho le mani ben impugnate qui ci arriverò meglio, qui non mentre guido, cioè devo staccare una mano e fa sto lavoro qua. E qui in basso invece abbiamo due joystick, quindi un sacco di input, perché abbiamo la croce su, giù, destra, sinistra, la rotazione e anche la premuta per due. Mentre dietro, come abbiamo già mostrato, palette e doppie frizioni, sentiamo il click. Al bivio secca a destra, 60, sinistra 3, corta su dosso, 30, dosso in un avvallamento di salto piccolo, 40, sinistra 5, media, in un dosso, 40, sinistra 2, corta,
Ovviamente, come tutte le periferiche su Magic, hanno il vantaggio di essere gestito dal mitico e fantastico software Simpro Manager, che tra l'altro è in continuo aggiornamento. Trovate i profili dei giochi, sia le impostazioni dei volanti dentro Simpro Manager, sia i valori suggeriti da impostare in ogni gioco, quindi doppia informazione. Infatti adesso che è acceso mi rileva l'Alfa Mini, mi rileva, qui la chiama GTC, perché questo qui effettivamente è lo stesso hub Simagic che ha anche la versione GTC di Simagic. Viene montato in particolar modo su due modelli, che poi sì, tre due modelli, il GTC, il GT Pro D, il mio, e il GT Pro R, perché poi cambia solo il contorno. Le possibilità di personalizzazione sono sempre ampie con Simagic. Si possono cambiare ovviamente i colori dei pulsanti, per esempio io qua ci ho impostato l'azzurro, ma posso tranquillamente metterli il rosso. Oppure assegnargli una telemetria, ovvero nella zona di RS, quando ci entrerò si metterà a lampeggiare. Oppure se vado a cliccare sull'ABS, vedete che la telemetria è già impostata su ABS, quindi lampeggerà quando entrerà in funzione l'ABS. Si può ovviamente lavorare sui LED, quindi il contagiri che c'è qua in mezzo, e dirgli quando si devono accendere i colori. Queste sono cose che gestiscono, che si possono gestire. Adesso non so se anche con Simagic, comunque in generale sulle periferiche, sulle dashboard, anche con Simhub, con Simpro Manager si può fare tantissimo. Le auto da corsa sono davvero fantastiche, ma non dimentichiamoci che noi tutti i giorni guidiamo con un volante più simile a questo che a un volante GT Formula. E vi faccio un'altra confessione, di recente io sto apprezzando un nuovo gusto nell'usare il simulatore, cioè oltre ad avere la periferica giusta abbinata, a me sta divertendo e appagando tantissimo quello che è guidare, non per forza correre, ma guidare. Per esempio in una mappa open world di assetto corsa, ma ci sono anche altri giochi che permettono una guida tipo Euro Truck, ad esempio. Non per forza andare veloci, ma simulare quella che può essere una guida anche tranquilla. E infatti adesso a proposito di auto tranquille ci guidiamo una bella Viper in California. Eccoci in California con questa Viper ACR del 2016. Facciamoci un giro, ragazzi. Vediamola dall'interno. Ovviamente ho messo la modalità traffico. E guardate, questa mappa la devo ancora sfoggiare perché è carina, molto carina, rilassante. Ma qui l'approccio che voglio dimostrarvi è appunto l'approccio di guida, non di corsa. Andare in giro tranquilli con una macchina da più di 400 cavalli. Tranquilli per modo di dire, perché qua un sorpasso ci sta sempre. Oh no, la polizia, via, polizia, polizia. Oh, quanta polizia in questa strada. Di nuovo. Ho rischiato. Volevo farvi vedere anche quelle che sono le misure quando utilizzi un cambio, cosa significa spostare la mano. Dipende anche molto da dove hai piazzato il cambio. E rimetterla poi su un volante di questo tipo. Senza andare sulla terra, grazie. È veramente piacevole. Adesso è anche inutile parlare di dettagli del force feedback, perché quelli riguardano più il motore, riguardano la base del drive. Questa è la conseguenza della qualità di un buon motore del drive. Come ho cercato di farvi capire, anche con Alfa Mini non ne risente. Ed è veramente piacevole. Bello guidare col cambio, bello usare il framano, bello usare le palette nelle auto che lo prevedono. E forse c'è un parcheggio, no? Ce lo inventiamo. Voglio mettere lì, se c'è un'entrata in questo parcheggio. No, non è prevista. Devo pagare il biglietto? Pago, Ma non c'è un'entrata. Passo di qua. L'entrata me la creo da solo. A posto. Davvero non male. Ragazzi, che vi posso dire ancora di più? È un volante, è chiaro che da solo non può funzionare, il tutto è gestito dalla base motore, che quello fa il grosso, però avere davanti una periferica di questo tipo
configurata in maniera personalizzata, professionale, al tatto molto figa, che ti dà quella fiducia, quel feeling di valore, di qualità. Ecco, questa è tutta un'altra vita. I costi li potete trovare sul sito, si aggira intorno ai 500 euro, si sa che le periferiche di valore non costano poco, ma il prezzo è sempre una cosa molto relativa e poi soprattutto valutate, se dovete comprare, non andate magari a comprare un volante da solo, valutate il bundle, soprattutto se dovete passare a un vostro primo C-Magic, quindi dovendo acquistare sia una base motore che un volante. Con i bundle si risparmia moltissimo. In descrizione ci sono anche i miei link per arrivare al sito C-Magic, io non ci guadagno nulla se non in termini di rispetto nei confronti di C-Magic, quindi aumenta i rapporti tra me e loro. Io ringrazio nuovamente Derek Drive Italia, Arc Team che gestiscono i prodotti C-Magic e non solo. Andate sul loro e-commerce per dare un'occhiata. Più funzionano queste cose, più funzionano i miei video, più collaborazioni si faranno e quindi più prodotti io potrò provare e mostrarvi. Non dimenticatevi che sono italiani, quindi c'è un supporto italiano, c'è una vendita italiana e una post vendita anche. Io mi rapporto con loro ormai da tempo, ho conosciuto personalmente o telefonicamente alcuni di loro, vi posso garantire che sono persone serie, persone che sanno quello che fanno, e c'è da fargli anche un complimento perché puntano sempre in alto. C-Magic che è ottimo, ma loro guardano anche oltre per cercare di vendere roba sempre più bella. Oggi quindi vi ho parlato di C-Magic GT Pro di Shape, quindi sagomato AD, ovvero il mio volante che utilizzo maggiormente, che adoro, che non cambierei con nient'altro per quanto riguarda i volanti tondi. E per tornare alle tre domande ipotizzate inizio video, rispondiamo, ma secondo me l'abbiamo già fatto durante queste spiegazioni. Per un volante di questo diametro, quindi 32 cm, va bene la base motore Alfa Mini? Risposta sì, senza dubbio. I tasti sono tutti raggiungibili facilmente, ovviamente non tutti. Vi faccio vedere con le mani dove arrivo, quindi valutate voi. Si perde force feedback rispetto ai volanti formula? Ragazzi, vi rispondo dicendo che ho dovuto abbassare le forze, quindi in realtà non si perde nulla. È distribuito in maniera diversa attraverso la circonferenza. Ragazzi, ci vediamo alla prossima e dobbiamo recensire anche questo tra un po'. Cambio DSX8, una meraviglia. Ma ne parliamo in un prossimo video. Saluti da Mapo, ciao! Cioè, ci metto anche il GT Neo vicino per vedere le differenze. Sembra fratello più piccolo.